Buongiorno piloti, siamo a San Marino, secondo giorno. Ieri è stata una giornata abbastanza difficile. Ci siamo fatti schiaffeggiare veramente dal garbino e il vento che spazza queste parti, che poi non è altro che il maestrale che viene frullato dall'Appennino e poi si ripercuote con tutta la sua violenza sulla valle e ha reso l'atterraggio piuttosto complicato. Stamattina invece, dopo una notte tranquillissima, calma di vento, siamo pronti per ripartire verso Elice. Come non si finisce mai di imparare, ma mai, bisogna tenere un po' le ruote sgonfie. Non è che si può tanto fare gli atterraggi con le bushwheel, la pressione. Adesso le porto giù, almeno 4. La partenza. Eccoci a Elice, ragazzi. Oggi sì che è una giornata ottima. Adesso andiamo a vedere un Savage nuovo che è arrivato da poco qua a questo campo. Sì, ho capito allora.
Fantastico, Giorgio ci dà la macchina, adesso andiamo qua al benzinaio, facciamo carburante, poi lo riportiamo all'aereo. Pasta fatta in casa, con la ricotta e le verdure. Seconda notte, abbiamo a fianco un P92 di due signori, marito e moglie di Mezzana Bigli, che sono venuti qui a Pescara, alla biosuperficie di Elice. Oramai le montagne del Gran Sasso sono un po' infestate da nuvole che stanno coprendo e offuscando un po' questo irraggiamento che oggi è un po' martellato, però rispetto a noi c'è l'aria di mare, quindi si sta molto bene. Siamo in questo bellissimo ristorante che fa delle carni molto particolari. Ci abbiamo messo mezz'ora, anche di più, ad arrivare, ma spero che ne valga la pena.